Salve a tutti, finalmente il grande momento sta arrivando, mancano poco più di 2 giorni. Venerdì si dà fuoco alle polveri ed inizia il match per il titolo di campione del mondo tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Sono 2 anni di attesa dal match di Cariachin, 2 anni pieni di giochi, di intensità. Un torneo dei candidati piuttosto combattuto dove Caruana è riuscito a trionfare. Finalmente, arrivati a novembre, è il momento di tirare le somme e vedremo chi tra i due sarà il più preparato, il più tenace, quello che avrà più voglia di vincere. E per chi proprio non può aspettare neanche questi 2 giorni, c'è una playlist dove ho raccolto tutti i video, commenti e quant'altro. C'è anche pure una pillola di Caruana, vecchi tempi quelli, in cui sono rappresentate tutte le partite tra Magnus e Fabiano. Vite perse, pareggiate, c'è di tutto, quindi se proprio non potete aspettare, date un'occhiata, ci sono molti video a disposizione, sicuramente vi porterà via un discreto quantitativo di tempo per riuscire a vederle tutte. Ma bando alle ciance, andiamo un po' a vedere come è organizzato questo evento. Allora, innanzitutto la grande sfida si terrà a Londra, al College in Southampton Row a Holborn, in Londra proprio, e inizierà con la cerimonia di apertura l'8 novembre, quindi questo gioco di un giorno prima del vero e proprio inizio della battaglia che avverrà venerdì. Tutte le partite iniziano alle 3 del pomeriggio, ora locale, quindi le 4 del pomeriggio italiane, e si svolgeranno un turno per giorno. Evidentemente sono partite lunghe, poi vedremo le tempistiche settate sugli orologi. 2 partite in 2 giorni consecutivi, poi un giorno di pausa, come vediamo. Quindi il primo giorno sarà domenica, faranno un po' di festa, si riposeranno, poi altre 2 partite, giorno di riposo, eccetera. L'intero evento è composto da 12 partite, le ultime 2 saranno intervallate da un giorno di riposo in più, aggiuntivo, e vince chi per primo raggiunge 6 punti e mezzo, un punto per ogni vittoria e mezzo punto per il pareggio. Quindi già al settimo turno, in caso di 6 vittorie e un pareggio, già uno dei 2 giocatori potrebbe già laurearsi campione del mondo. Dubito succederà, credo sarà abbastanza più equilibrata in ogni caso la sfida. Comunque, in caso di pareggio poi ci saranno i tie break il 28 novembre e a seguito direttamente la premiazione. Ok, diamo ora un'occhiata al regolamento di questa manifestazione. Intanto è organizzata dalla Agon come al solito, quindi la diretta video e le mosse in diretta saranno a pagamento. Chi le vuole vedere gratis può andare tipo su Chess24 o siti simili. Ci sarà un ritardo di 5 minuti rispetto al tempo reale delle partite. Comunque, a parte dettagli vari, la prima cosa da notare sono questi 6,5 punti necessari per la vittoria, come abbiamo detto, in 12 partite. Alla fine delle 12 partite, se il punteggio sarà 6 a 6, verranno disputate 4 partite tie break da 25 minuti più 10 secondi per mossa. Ovviamente a colori, ovviamente uno bianco, uno nero, uno bianco, uno nero. Dopodiché, in caso ancora di pareggio, ci saranno gli spareggi degli spareggi, costituiti da partite a 5 minuti, 5 minuti più 3 secondi per ogni mossa, giocati a coppie. Quindi dopo ogni coppia di queste partite blitz, se c'è un giocatore che ha fatto più di metà del punteggio vince, altrimenti si ripete per 5 volte. Se alla fine di ancora di questi spareggi e dispareggi c'è il mega spareggione finale, che è la classica partita cosiddetta Armageddon, perché lì in caso di pareggio vince il nero. Praticamente viene lanciata una monetina, il giocatore che vince sceglie se giocare col bianco con un minuto in più, però in caso di patta vince il nero. Quindi a quel punto si saprà sicuramente chi ne esce vincitore. Ok, quindi resta veramente poco da dire, se non mancano solo 2 giorni. Per chi non può proprio aspettare, c'è il link in descrizione, oppure qui spero di riuscire a mettere a video per vedere la playlist delle partite Carlsen Caruana giocate finora da almeno 7, 6 o 7 anni, credo. Ok. Manca poco, tenete duro, ci vediamo al prossimo video, a presto e ciao ciao!